Buonasera a tutti, sono Luigi Onorac, se e bentornati su uno Zoccan Battle. Ah, come vedete, io e il Torreo ormai siamo due mondi separati. L'unica cosa di Dokkan Battle che ormai non sopporto fare il torneo. Sinceramente, ma come a ogni cambio di meta torneo, eccoci qua al nostro carissimo Tournament with Naraku. Nuovo team torneo, reputo il più veloce e stabile. Doppio Broly, full power. Tarles come buffer, insieme a Golden Freezer free to play. Jaco e Riff onnipresenti. E secondo OE il caro Broly LR. Questo è il team che abbiamo studiato. No, è Goku, è Goku. Come nuova possibilità per finire il torneo abbastanza velocemente e vi mostrerò come si comporta, non entusiasmo 30, ma comunque un entusiasmo alto. Cambia pochissimo, ve lo dico, su come si può muovere agli entusiasmi 25 e 30. L'unica differenza che potete avere è magari dover sculare un attimo più una turnazione in finale. Io qua ho fatto la cavolata perché non sono stato. Vabbè. Non è un problema, non è un problema. Comunque, potevo chiudere già, lo so, proprio ho continuato a premere mentre parlavo perché mi sono distratto. La vita è dura. Comunque, tornando a noi, facciamo questo torneino. Ormai ci sono tante nuove info sul quarto anniversario, ne parliamo domani in un video, in cui infatti sto aspettando domani, no, anzi domenica in un video. In modo da vedere se usciranno qualche altra info. Domenica saremo a meno 2 dal quarto anniversario, quindi magari qualcosina in più sarà anche uscito. Perché voi dovreste vedere questo video venerdì notte, spero. Tra sabato e domenica dovrebbe finalmente uscire l'episodio Spider Dance di Undertale, dato che pare che Mattaton sia pronto. Purtroppo ha avuto problemi vocali, quindi. Ah, non è morto. Ok. E c'è avuto problemi vocali, quindi si è ritardato di parecchio. Ma poi quando finirà la serie uscirà anche l'episodio che prende tutto quanto il progetto Undertale. Quindi quello andrà decisamente a aiutare chi non è riuscito a seguirlo perché per i vari mesi tra un episodio all'altro a goderselo tutto in una volta solo in un mega movie praticamente, perché sarà un film da quanto durerà. Dovrebbe essere un robone da 2 ore anche, Undertale Tale completo, e poi potrò iniziare con la Pacifist che è molto più corta, cioè la Pacifist sarà davvero easy da registrare perché sono pochi episodi alla fin fine, anche perché poi gli episodi mancanti, mancano 3 episodi. Se non erro, 3-4 episodi mancano alla Neutral di Undertale Tale. Uno è già pronto, uno semplicemente devo far fare a Mattaton la parte nuova e non ci vuole nulla perché ora sta bene. Forse l'ultimo ci vorrà un pochino. No, oddio, forse lo divido in due però. Perché quello andrà fatto con il ragazzo che mi fa Flowey, con il carissimo Enzo. Che se mi segue do un abbraccio a lui e la Rosy. Quello dobbiamo farlo assieme perché è un pochino più complesso. E poi si va, come ho detto, alla Pacifist che è molto più corta, molto più tranquilla. E in tutto questo, settimana prossima abbiamo anniversario di Dokkan, Kingdom Hearts 3. Siamo pieni di roba. Nel mentre continua a uscire la serie di Final Fantasy. Quindi sarà un periodo bello tosto. Lavoro, perché c'ho anche il lavoro, naturalmente. Un periodo bello bello pieno di robette da fare. Quindi sarà poi un bel periodone questo. Anniversario, speriamo bene. Per ora non ho troppo hype, a essere sincero. Per come sono stati ormai confermati quasi nuovi per l'anniversario. Più hype per il fatto che ci sarà finalmente la nuova boss rush e potremo quindi provare i team contro qualcosa di un pochino più complesso. Intanto, come vedete, la fase più rognosa del torneo è passata easy.
Il team si muove bene. Ma Broly è un PG pensato per il torneo. Cioè, era talmente palese che fosse un PG torneo Broly fisico che chiunque non avesse capito questo, non capivo cosa cavolo guardava. È normale che nella sua forma base sia meramente un PG che non serve altro che arrancare una velocità assurda del torneo. Non shotta sempre, c'è da dire, come avrete anche visto, non shotta sempre, però fa il suo sporco lavoro. Su quello c'è poco da dire, fa il suo sporco lavoro. Quello che non shotta lo deve all'ability 1, perché il mio Broly è comunque ability 1, e al fatto che sono presenti numerosi STR comunque al torneo. Quindi anche quello è un fatto da tener conto. Eccoci qua. Ah, vabbè, qua proprio. È mica tanto. Un calma qui. Vabbè, tanto paralizzato, quindi può farci poco. Però non lanciamo la special con l'LR. Ecco, qua ad esempio dovrebbe rimanere in vita Broliesa. Penso. Broliesa qua dovrebbe rimanere in vita. E per poi morire dai pugni di Broly LR, penso. Vediamo se ho visto bene. Ah, non è morto dai pugni di Broly LR, Broliesa. Davvero. Non pensavo sarebbe morto, se devo essere sincero. Ricorda la Switch. Sara sta scendendo e la conosco, la mia gallinella, che ha la memoria di un cerbiatto. E anche gli occhioni di un cerbiatto. Sì, e poi in tutto questo avrei anche da finire Xenoblade Chronicle 2, che non porto sul canale semplicemente perché ci ho pensato di portare Xenoblade Chronicle 2 sul canale, però ho capito che per come il gioco sarebbe durato tipo 300 episodi e passa, quindi mi sono detto godiamoci un gioco dopo anni, perché sono quasi 2 anni che non gioco a qualcosa che non porto sul canale, senza dover farlo. Tanto che Persona 5 è ancora là che mi guarda. Ah, ma presto anche quella dovrà essere giocata. Su Persona 5 possiamo pensarci se lo porto sul canale o no, eh? Persona 5 ci si può pensare. Perché è lungo e tutto quanto, sarebbe una prima run, perché io conosco moltissimo Persona 5, ma non ho mai giocato a Persona 5. Ho amato Persona 3, Persona 4, però potrebbe essere un'idea. Mi piace la stabilità di sto team. Davvero oggi siamo contro noi stessi. Siamo contro noi stessi, siamo contro la copia. Questi qua, quando vedete che c'è un nemico che ha il vostro stesso team, non è che è un tizio che ha avuto la vostra stessa idea di team, molto probabilmente è proprio una copia con tutta la CPU. Porello, no, porello, un paio di scatole. Oh, il primo oggetto che utilizzo per ora nel torneo. Però sto giro ci sta, anche se lanciamo la 18. No, oh, che culo. Avevo contato un in più. Lanciamo la 17, che è la migliore da lanciare. Avrei preferito al posto di un Black o di un Goten e Trunks trovare il secondo Broly, se devo essere sincero, nello step up. Però va bene. Chissà che non ci capiti uno step up anche all'anniversario. E sono 20, è normale che non shottiamo più tutto con un Broly Ability Free. E Dulcis in fondo, la finale.
Molto rapido, cioè, se non fosse che davvero non c'ho lo sbatti fare il torneo, li farei facilmente i 30, i 26 milioni quelli che sono. Ma il torneo ormai è più un danno che altro, lo faccio davvero, lo faccio senza impegnare troppo tanto in PG, a meno che non esca un PG torneo davvero interessante, che allora, adesso che ce n'è uno assicurato a 26 milioni, mi impegnerei anche. Ma perché sono un PG torneo così, un Resurrected. Si incontrano anche molti Resurrected. Perché chi non ha molta fiducia preferisce giocare un team con molti AOE. Quando alla fin fine io reputo che giocarne un paio, come questo team, ma giocare 2 giga stunner, quindi Riff e Jaco sia 100 volte meglio, perché va bene, eh? Accetto se mi viene detto che qua lui cosa ha giocato? Lui ha giocato Golden, la GL per tankare, giustissimo, ma non serve a nulla tankare un nemico a mio avviso. Molto meglio bloccare tutti i nemici in quel turno, molto meglio. Team che ha la solida base Broly. Broly è sempre stato il torneo, Broly. E adesso col fisico gira una meraviglia. Tutto questo, io vi ringrazio. Noi ci vediamo domani con l'analisi di Kid Buesa. E domenica con un bel riassuntone di quelle delle nuove novità che ci sono nel quarto anniversario. Non penso che ne farò ancora tanti di tornei. Penso che mi diano un ticket. No. Ok. Alla prossima allora. Buona serata.